Da Leonardo Magro un saluto a tutti gli amici di Benacus TV. Ci troviamo a Piazzale Gramsci di Bardolino davanti al Circolo Anziani. Forse non tutti sanno che questo edificio in origine era la stazione del treno di Bardolino. Fino al 1918 il Trentino faceva parte dell'Austria, quindi il territorio del Garda Baldo era tagliato in due dal confine di Stato. Si rendevano così necessari dei collegamenti rapidi con i forti della Val d'Adige. Anche gli austriaci del nord del lago di Garda disponevano di questi collegamenti tra Mori, Arco e Riva del Garda. Nel 1886 fu costituita a Milano una società anonima per gestire la ferrovia di Verona-Caprino-Garda e fu gestita fino al 1910. Da Affi la strada proseguiva per la strada provinciale 31, detta anche del Bardolino, ribattezzata in seguito via del Trenin. Transitava a Cavaglion e a Calmasino per poi giungere fino qui a Bardolino. Poi proseguendo in riva al lago si arrivava sul lungolago di Garda dove si trovava il capolinea. Come potete denotare alle mie spalle, la strada che oggi è diventata una passeggiata all'epoca era la strada ferrata che portava verso Garda. Alle mie spalle, in questa direzione, il treno andava verso Verona, dove ogni mattina gli studenti si accalcavano per poter andare a scuola nel capoluogo della nostra provincia. Da qui parte Viale Dante Alighieri, fino agli anni 50 chiamato Viale della Stazione. Nel 1950 iniziarono i lavori di dismissione della ferrovia, per lasciar posto a un servizio di autobus da e per il capoluogo. Per Benacus TV, Gocce di Storia, Leonardo Magro.